Mister, vabbè. È chiaro che questo è l'avversario più forte affrontato negli amichevoli, almeno secondo me, ed è anche chiaro che magari alcuni calciatori si sono un po' guardati le gambe per il primo impegno ufficiale, però è la gara in cui il Crotone ha fatto più difficoltà o no? Al di là dell'avversario, le difficoltà sono nostre, quindi il discorso della preparazione, però devo dire che mi sono piaciuti come si sono mossi, come siamo andati ad attaccare la porta. Sicuramente potevamo fare più gol, probabilmente voi avete nella fotografia magari che ne so, una squadra di Serie B deve vincere 15-0 contro una squadra di Sì, eccellenza. eccellenza. A me, io cioè, sinceramente non guardo questo, anche se poi vorrei più incisività, più cattiveria nel voler andare a fare gol, questo assolutamente sì, dobbiamo migliorare alcuni aspetti e come dicevo nelle altre conferenze stampa, mi preme dire che siamo al lavoro per quello che può essere la costruzione della squadra, su quello che possono essere le costruzioni delle idee. A me come ha tenuto il campo la squadra mi è piaciuto molto e mi sembra di vedere già una buona identità per come tiene il campo, per come lavora nel palleggio. Poi sicuramente c'è da migliorare tantissimi aspetti, ma questo fa parte del percorso del lavoro che dobbiamo fare. Una domanda su tutti e tre i reparti, perché a mio parere Marchizza già sta facendo molto bene, si inserisce subito nei meccanismi, a me è piaciuto molto. Centrocampo ha praticamente l'imbarazzo della scelta perché ha davvero tanti giocatori che si possono alternare, infatti ha iniziato con Barberis, Benali, Rodien, ha finito con Zanellato, Crociata e Sulic, quindi ne ha parecchi da alternare, mentre l'attacco forse è il reparto che in questo momento ha meno, in cui lei ha meno scelte, l'attacco. Sì, c'è fuori Budimir anche, stiamo aspettando sicuramente dal mercato di migliorare la rosa numericamente, siccome sicuramente si migliorerà anche la qualità delle giocate, però al di là di questo mi preme dire che sono molto contento del lavoro fatto fin qui dai ragazzi, molto soddisfatto per come approcciano gli allenamenti, per come poi tra l'altro da quello che chiaramente io ho una visione mia e quindi la valuto nel senso della crescita di quelle che possono essere le idee comuni, no? E quindi sotto questo aspetto sono molto contento, sono molto soddisfatto dei ragazzi, dell'impegno che ci mettono e poi anche del risultato poi che non è risultato numerico ma che è un risultato di prestazione, di come la squadra tiene il campo e come cerca di giocare a calcio. Dice, in pratica mi ha bruciato la domanda perché stavo per chiedere proprio riguardo il bilancio di questo primo step di questa parte iniziale della stagione, che di solito è la parte un po' più importante per quanto riguarda poi il progetto finale di una squadra, soprattutto in questo momento in cui c'è un nuovo modulo da prendere, ci sono nuove idee, ci sono nuovi momenti da fare. E aspetto anche di completarla la squadra perché ci sono tanti ragazzi e quindi è un lavoro fatto a metà in questo momento. Quindi mi auguro che questa settimana si possa mettere in pratica quello che sono le nostre idee di mercato insieme alla società e quindi piano piano metteremo e completeremo la rosa che sarà a mia disposizione nei prossimi giorni. Questo credo che sia importante, al di là delle idee, credo che i giocatori fanno la differenza e soltanto grazie a loro poi uno può esprimere o non esprimere alcune idee. Questa squadra qua secondo me è competitiva, ha grandissime qualità così com'è, ho cercato poi di mantenerla perché credo molto nelle qualità tecniche, nelle qualità morali di questi giocatori, me lo stanno dimostrando, la risposta che ho avuto da quelli che ci sono in queste settimane è quello che poi mi aspettavo. Siamo imballatissimi e questo si vede a occhio nudo. È chiaro che non voglio fare brutte figure domenica prossima perché è una partita importante. Cercheremo anche di arrivare al meglio fisicamente. È quello che in questo momento è la considerazione che mi viene da fare perché poi per il resto.
questo per come, ripeto le cose che ho detto prima, per come tiene il campo la squadra, per come cerca di mettere in pratica la qualità del gioco, sono estremamente soddisfatto. Quando avremo le gambe, secondo me faremo un salto di qualità sicuramente più importante. L'ultima per me, se permettete, oggi è il 31, mancano 17 giorni alla chiusura del mercato, questo tempo ristretto la preoccupa? No, sapevamo che tutto dipendeva da una sentenza, quindi non sapendo in quale categoria il Crotone poteva giocare, chiaramente c'è stata una fase di stallo. Il mercato non si è potuto fare, in questo momento credo che le nostre idee possano essere messe in pratica e mi auguro al più presto di completarla questa cosa, perché abbiamo bisogno non soltanto di qualità ma anche di quantità, quindi ripeto, numericamente questa squadra qua va assolutamente completata. Mister, guardando la formazione di oggi, il primo tempo sarebbe quella che giocherà domenica sera con Milan? Assolutamente no. Vediamo chi sta meglio. Sicuramente le gambe sono importanti. Sono contento di come i ragazzi hanno lavorato oggi, sia chi ha giocato il primo tempo, chi è subentrato. E quindi ho ancora tantissimi allenamenti da qua a domenica. La preoccupa il cambio di temperatura scendendo dalla sera con tanto caldo? Certo, questo è una considerazione da fare, infatti dovevamo stare qua fino al 4 e invece abbiamo anticipato di un paio di giorni in modo da poter acclimatare un po' i ragazzi facendo almeno 3-4 allenamenti giù a Crotone. Non so se serve, però sicuramente cerchiamo di fare il possibile di curare i particolari. Questo è un particolare sicuramente importante, perché qua è un'area sicuramente diversa. L'ultima per me, si va verso forse una Serie B a 20 squadre, cosa ne pensi? Non lo so, io sto alla finestra, in questo momento sinceramente non sto guardando quello che succederà fuori ma quello che succederà dentro, e per tutto quello che vi ho detto mi auguro al più presto di allenare la squadra nei tutti i 22 effettivi che avrò a disposizione. Colgo l'occasione per ringraziare il villaggio Baffa e nella fattispecie della famiglia Baffa per l'ospitalità al campo e al centro sportivo, e la famiglia Scarpino dell'hotel Brigante. Veramente siamo stati trattati alla grande, il ritiro ha avuto una qualità eccellente, quindi siamo molto contenti, li vogliamo ringraziare tutti.